Nel primo libro che ho scritto, che si chiama Ciao Assassino, c'è la storia di, diciamo, di un gruppo di amici che si ritrovano, si cercano dopo essersi persi per diverse strade della vita, ma in sostanza si tratta di vecchi compagni del 68 che hanno preso strade molto diverse e ce n'è uno che si è perso e lo cercano. Io mi pongo il problema di come mai, insomma, le vite che sono state insieme fino a un minuto prima poi si separano. Tutti quelli che hanno, come me, fatto l'esperienza del 68 hanno dovuto fare i conti con questa tematica. E quindi il giallo è, diciamo, la mia passione principale, per cui, unita all'altra passione fondamentale che è la politica, ho cercato di coniare per il mio tempo libero, come dopolavorista, un genere che è quello del giallo d'azione politico, del giallo politico d'azione. In questo secondo libro, invece, Doppio Errore, i protagonisti sono lo stesso gruppo di amici. Mi pongo altri problemi, anche lì attraverso una indagine poliziesca. C'è da scoprire un mistero, ci sono da scoprire degli assassini, eccetera, eccetera. C'è della realtà, ma la realtà è molto mescolata con la fantasia, insomma, come deve essere in una buona miscela, no, di narrativa poliziesca. Mi pare che sia stato Camilleri a dire, per l'appunto, che per scrivere un giallo ci vuole buona memoria e saperla tradire. Il primo libro, Ciao Assassino, è dedicato a mio padre. E il secondo invece è dedicato a questa contraddizione, insomma, a questa stranissima situazione per cui una persona combatte per i propri ideali ed è costretto a farlo contro quelli che sarebbero i portatori degli stessi ideali. Non voglio credere che l'umanità sia così stupida da consentire che il finale sia questo, ma penso che a un certo punto ci renderemo conto che questo destino deve essere evitato, e quindi sceglieremo l'iperdemocrazia e vinceremo l'iperconflitto. Insomma, invece della superguerra avremo la superpace. Anch'io la voglio sperare così.